Buonasera a tutti, benvenuti alla quarta tappa del Porsche Cayman Cup 2019 su FIT, la sezione ruote coperte per questa quarta tappa è approdata in Australia, e più precisamente a Bathurst. Oggi vedremo questa bellissima gara, speriamo, su un tracciato molto difficile, ma veniamo subito alle novità di questa sera che non sono poche, perché al commento ci sono ancora io, FEC8841, mentre c'è stato un cambio di regista, all'ultimo secondo ha avuto un problema il nostro CRI lavorativo, quindi non potrà accompagnarci alla regia di questo evento, ma crediamo di aver trovato un ottimo sostituto, nonché il campione in carica del Turbo Sound Challenge, e The Sneak Sniper alla regia. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, com'è questo primo approccio? Come li vedi? Interessante. Beh, la prima volta che in regia per me è tutto nuovo. Vediamo come sarà per lei. Dai, che sei un fenomeno in pista e sicuramente sarai bravissimo anche alla regia. Siamo nel corso dell'ultimo minuto di queste prove libera, prove che per far prendere confidenza un po' i piloti, assaggiare un po' l'asfalto e controllare eventuali lag in pista, e poi dopo si procederà con manche 1 rigorosamente a griglia invertita rispetto all'ordine in classifica del campionato. Un campionato che fino a questo momento vede dominare Samp con 89 punti, seguito da The Sneak Sniper a 61. Quest'oggi, ripeto, in cabina di regia, anche a causa di un infortunio, non può guidare. Senza un piede fai fatica anche tu, anche se sei bravo. È difficoltoso. Terzo abbiamo Kultra, il Gentleman Driver, con 50 punti, seguito da Mercrive, poi Luca in quinta posizione in campionato, sesto Deep Mask, settimo Crimico, ottavo King Driver, nono Dap, vincitore di Manche 1 a Donington, lo voglio ricordare, seguito in decima posizione da Kent Falco, undicesimo posto per Marcolino 91, che questa sera purtroppo è assente, come anche King Driver, l'ho omesso prima, scusate. E abbiamo in dodicesima posizione Chris 8, seguito da Emanuele Mattia in tredicesima, con in quattordicesima posizione Evo 5 GT, anche lui purtroppo questa sera assente, e in penultima posizione CTR Racing Team, e chiude la classifica Fustacchione. Per quanto riguarda i team, Snake? Per quanto riguarda i team, abbiamo al primo posto la scuderia Mattia, al secondo posto il team Giudici, al terzo la squadra 4 Stagioni Racing Team, al quarto posto Deep Dub Racing Team, al quinto scuderia Pocione, al sesto ABC Racing Team, al settimo Frisken 46 e all'ottavo CTR R5. Bene, nel frattempo sono anche terminate le prove libere, sembra che nessun pilota abbia accusato problemi, tutti e 12 piloti sono rimasti tranquillamente in stanza, quindi a breve si procederà con l'avvio della gara. Vediamo concludere il giro Fustacchione, il tuo compagno di team, giusto Snake? Sì, è lui, è un procione anche lui, siete due procioni, che detta così non suona benissimo. Sì, Procioni, com'è? Scuderia Procione, è vero, il nome è corretto, Scuderia Procione. Beh, l'inventiva non vi manca, eh? Tu che vai sempre forte, so che Bathurst è anche una pista che ami particolarmente, raccontaci un po', hai provato qualcosa in settimana prima che ti infortunassi? Sì, qualcosa ho provato, la pista è discretamente difficile, soprattutto per l'auto che è sì facile da settare, però tende a rimbalzare tanto e bisogna trovare il giusto equilibrio. Molto che... dumping, con anche le buche, complicato. E il segreto è riuscire a entrare nella parte in discesa il più forte possibile, tenendo l'auto stabile, perché lì si possono guadagnare davvero parecchi secondi. Cosa facile a dirsi, ma difficile a farsi. Comunque, intanto abbiamo concluso le prove libere, tutti i piloti sono in box, ora ci avvicineremo alla griglia che, ripeto, vedrà l'ordine dei piloti invertiti rispetto alla classifica generale.
Ora i piloti stanno settando le ultime cose sulle loro vetture, poi partiranno e si allineeranno durante il rettilineo dopo curva 1, che essendo un bel rettilineo molto lungo dà spazio e modo ai piloti di essere tranquilli per mettersi ognuno nelle sue posizioni. E a proposito andiamo a riepilogare, quindi in questa gara partirà primo Fustacchione CBR, seguito da CTR Racing Team, terzo Emanuele Mattia, quarto Crisotto, quinto Ken Falco, sesto Dapp Console Planet, settimo Crinico, ottavo Dib Mask, nono Luca, decimo Mercrive, undicesimo Kuntra e in ultima posizione leader attualmente del campionato Sampo 96W. Ci siamo, ci siamo Snake, siamo pronti. Cosa ci aspettiamo da Siamo questa pronti. gara? Questa gara è complicata, i piloti più È veloci sono complicata, sì. dietro e su questa pista passare non è per niente facile, quindi diventerà interessante vedere i piloti durante il primo giro come riusciranno ad aspettare il momento giusto per riuscire a risalire posizioni, perché ripeto, Sì, il essendo problema è proprio stare attenti agli eventuali incidenti per chi si trova dietro, visto che è molto probabile che ce ne sia. sì, adesso vediamo i piloti, quando l'allineamento sarà soddisfacente daremo il via a quest'altro giro di formazione. I piloti si stanno allineando, tutti abbastanza ordinati, vediamo Fustacchione che è andato a prendere la sua prima posizione. Ora CTR dovrebbe farsi largo e arrivare in seconda posizione. CTR se ci va, Vedrete, sta piano pensando. piano, con calma. Thump ha preso la sua ultima casella. Ma anche Mercrive, Luca sono già perfettamente. Sono già Anche pronti. Dib, Crinico, sì, CTR, Emanuele, ok, l'allineamento è soddisfacente, quindi godiamoci questo giro di formazione. Mi raccomando alla regia, facci divertire con le tue inquadrature in questo giro di formazione, godiamocelo. Ci siamo ragazzi, ultima S e ora in questo breve rettilineo compatterà il gruppo Fustacchione e si darà il via all'uscita dell'ultima curva. Pronto sul volume e andiamo!
Ultima curva e si parte, frustacchione da gas, partiti, partiti. Vediamo se i piloti in curva 1 mi sembrano abbastanza sgranati, Snake, non credo ci saranno attacchi. No, sono tutti abbastanza sgranati. Vediamo qui dietro tutti vicini, ci proverà. No, Sam, ultimo, ok, ok. Praticamente tutti i piloti sono solo CTR, CTR è passato in testa, CTR è riuscito a sopravanzare, è riuscito a sopravanzare Frustacchioni, anche Ken Falco ha sorpassato il suo compagno di team Chris, forse un gioco di scuderia, non lo sappiamo. Ma questo è quanto, abbiamo in prima posizione CTR, seguito da Frustacchioni, Emanuele Mattia terzo, Ken Falco quarto, quinto Chris sotto, sesto DAP, settimo Clinico, Dib Mask ottavo, Luca 69 o 67, non me lo ricordo mai. Bene, Luca è nono, Luca è nono, Cultra in decima, undicesimo Samp che è riuscito a sopravanzare Mercrime che si trova al momento in ultima posizione e CTR è lunga. CTR è lunga, guardiamo dietro cosa sta succedendo. Anche Dib sta allungando sul gruppo capitanato da Luca. Ci saranno stati sicuramente. Ci sarà stato qualche intoppo dietro, perché sono gli stacchi già importanti, diciamo, con mezza pista, sicuramente Frustacchioni avrà fatto qualche errorino qua e là, e i piloti dietro purtroppo finché non si arriva nell'ultima parte del tracciato è difficile potervi sorpassare, questo pezzo è veramente molto anche difficile. Ken e Emanuele Mattia sono molto contenti. Sì, Ken sicuramente se esce bene da questo tornantino potrà provare un attacco qua in fondo, vediamo se la scia lo aiuterà, mi sembra un po' lontano, è uscito bene anche Emanuele Mattia. Ma è molto lungo questo rigo. E poi ha una doppia scia perché c'è anche Frustacchione, ma mi sembra lontano. No, è lontano. È lontano. Dietro, tutto bene? Dietro... Sono nelle stesse posizioni di prima. Sono tutti molto cauti, i piloti lo sanno che qui è un attimo fare un errore e i muri sono veramente vicini qui a Monpanorama, quindi sono errori che non si perdonano. Intanto CTR fa il vuoto, ragazzi, 4 secondi e mezzo, 5, contatto Emanuele Mattia, contatto su Ken ed Emanuele Mattia? Era Chris Sotto. Ken Falco rientra in box, probabilmente danno. Non abbiamo visto cos'è successo. Pit per Ken, sicuramente sarà successo qualcosa in fondo al rettilineo. Se lo siamo persi, ahimè. E torniamo sulle posizioni davanti, quindi Emanuele Mattia scende fino alla settima posizione, non riesco a capire con chi possa aver avuto il contatto, non riesco a capire la livrea, forse con, no, Luca è lì davanti, io ho visto, ah, Crisotto è sceso dietro, Crisotto è andato molto dietro, sì. C'è stato un contatto tra Emanuele, Mattia e Crisotto, non abbiamo ben individuato. Abbiamo visto solo la parte conclusiva dell'incidente. Amuro anche più sotto adesso. Magari qualche piccolo danno ci può stare, mi sembra che... Beh, però la macchina non mi sembra particolarmente danneggiata. Tanto CTR in prima posizione fa il vuoto, Clinico è riuscito a divincolarsi tra tutto questo e si è portato in seconda posizione. Ora vediamo se avrà il passo per poter ricucire questo strappo enorme che ha fatto CTR, è riuscito a fare i primi due giri veramente in solitaria e ha imposto il suo passo e ha preso subito molto margine. I distacchi sono già notevoli. Abbiamo Dib attaccato a Frustacchione, 3 decimi, vediamo se Dib proverà qui in fondo, è una staccata molto difficile. Andiamo su Dib, no. Si fa solo vedere. Abbiamo anche Kuntre, Emanuele e Mattia veramente attaccati. Sono tutti molto vicini dietro. Da Kuntre a Crisotto. Sono tutti e 5. Sono 5 piloti. Crisotto anche è tornato subito sotto però.
lo vedo abbastanza in palla, peccato per il contatto perché era molto più avanti in classifica, ora è una gara da ricostruire per lui, come anche per Ken che attualmente si trova in ultima posizione anche dopo il pit, e adesso è veramente una gara in salita. Dapp anche, molto indietro, ci siamo persi qualcosa sicuramente. C'è stato un contatto, ha fatto un giro molto lento. Fine gara, esatto, vediamo 16.5 CTR, 17.3 Crinico. Crinico in prova ha perso 8 decimi, ma in prova era molto più performante. Ora vediamo se sta solo cercando di amministrare o magari sta prendendo il passo piano piano, vedremo che cosa succederà. Mancano ancora 15 minuti e 15 minuti su questa pista, tu mi insegni, Snake, che sono veramente lunghissimi, è veramente basta niente per buttare via la gara. E sì, abbiamo 7 decimi, Kuntra, anche Kuntra si è staccato da Emanuele Mattia. È molto difficile. Sampe dietro non riesce a trovare lo spazio, Kuntra qui è difficile passare, è una pista strettissima. Intanto Emanuele Mattia anche si è attaccato a Luca. Luca mi sembra, no, non ha toccato, non ha toccato il muro in uscita, mi sembrava di essere toccato il muretto in uscita, no, dall'ultimo tornantino. Molto leggero, molto leggero. Comunque Kuntra esce veramente forte dal tornantino perché Samp era appiccicato e guarda, è uscito, ci avrà almeno 3 decimi. Vedi quanto gli ha dato solo all'uscita del tornantino, quindi fa molto bene l'uscita del tornantino, stacca profondissimo Mattia, Mattia stacca profondissimo Samp. Attenzione! Emanuele Mattia e Luca, guaio. Ah, peccato, stavano facendo una gran bella corsa. Stavano facendo una gran bella gara, Emanuele Mattia addirittura ai box, e non vedo perché Luca non sia rientrato, ha una macchina veramente ridotta in pessime condizioni. Non so come pensi di poter arrivare in fondo a questa gara. Peccato, erano in quarta e quinta, no, erano in quinta e sesta posizione, stavano facendo una gara onorevolissima. Purtroppo il contatto ha relegato Emanuele Mattia ai box e Luca, macchina disintegrata. E Crisotto era tornato sotto e adesso è ancora dietro. Sì, ha perso molto. No, Crini. E vediamo anche la macchina notevolmente danneggiata, stavolta è andata a muro. Sì. Qui i muri non ti perdonano. Allora, CTR un 16.7 contro un 16.8. Forse Crinico ha deciso che è il momento di provare a spingere un po' di più. Adesso le gomme sono perfettamente in temperatura. Mi sembra che sia che in tutta la prima parte della pista Crinico guadagna più di mezzo secondo, che poi riperde tutto nell'ultimo settore. L'ultimo settore è sempre stato, che poi parte anche dal settore centrale, il tallone d'Achille di un po' tutti i piloti, perché è veramente complicato. Come abbiamo detto prima, il settore centrale, se uno riesce ad entrare molto forte e farlo molto scorrevole, allora guadagni tanto, però tra il dire e il fare c'è di mezzo la pista. Intanto Dib in terza posizione. Oggi questa prima gara ci stiamo prendendo un sacco di sorpassi, Il nostro regista. Dib non ha sorpassato nessuno, era lì dietro da parecchio. Ah, dopo, sì? Dopo i primi giri che ha passato Fustacchione è rimasto lì. Ah, ok. Allora ho avuto un lapsus io, pensavo fosse dietro Fustacchione l'avesse passato. Non è neanche lontanissimo da Crinico, sì. Crinico, vediamo questi giri. 16.9 e Crinico chiuderà in 16.5, 4 decimini rosicchiati, è poco, si può fare di meglio. Andiamo, sempre Samp e Kuntra veramente appiccicati, io direi di andare lì perché sono veramente incollati, e c'è anche Mercrive. Ci sono tutti e tre attaccati. I due livrei dei piloti Samp e Mercrive si assomigliano ma sono diversi. Scuderia
Mattia per Samp e McRime dovrebbe essere, aiutami, della scuderia, non ricordo, andiamo avanti, forse con Luca, sì esatto, nella scuderia con Luca, è vero. In squadra con Luca 67 F1 ho avuto un contatto in precedenza con Emanuele Mattia, che al momento è in ultima posizione. Ormai le bagarre ci sono solo qui, altri piloti sono tutti con ampio distacco, quindi direi di concentrarci. Stanno dando spettacolo la gara. Samp ne ha di più, ma non riesce a trovare lo spunto per passare Kuntra. Kuntra si sta difendendo con le unghie e con i denti. Guarda Samp come sta vicino, non ha paura di stare così vicino a Kuntra, significa che ha veramente la macchina in mano. Stanno girando anche parecchio lenti, 19.4, 19.5 sono tempi molto alti, il passo si era stimato, errore di Mattia. Samp, errore. Samp perde la macchina, va a muro e coinvolge purtroppo anche McRive, ma non aveva tanto di più da fare, McRive era lì e non poteva fare altro che colpire. Non poteva aiutarlo. No, era veramente molto vicino. Una leggerezza da parte del leader del campionato che compromette così una gara che stava andando tutto sommato bene, considerando che era partito ultimo e, come abbiamo già detto più e più volte, questa pista passare non è proprio cosa semplicissima, quindi era lì in una agevole sesta posizione che avrebbe potuto portare qualche punticino a casa. Vediamo adesso se si ferma i box, credo proprio di sì. Sì. Mentre vorrei sottolineare, passami su Luca, perché Luca con mezza macchina è ancora lì che gira, zitto, cacchio, si è messo di nuovo in sesta posizione. È un pochino il, com'era che si chiamava, Brad Bambury, com'era quello, Snake? Bambury, quello che vinse non facendo nulla, eppure vinse una medaglia. E Luca oggi assomiglia parecchio, con mezza macchina, McRive anche non riesce a stare dietro perché con il contatto che ha avuto con Samp probabilmente anche lui ha danneggiato la vettura, picchiando all'anteriore avrà sicuramente danno davanti, quindi velocità massima perderà. E intanto il distacco resta più o meno uguale, hanno abbassato il ritmo tutti e tre i primi là davanti, 16-1, 16-0, 16-0. Chi ha il giro veloce al momento? Guardiamo i tempi, Snake. Allora, il giro migliore della gara in questo momento dovrebbe averlo preso Deep Mask, 16 nettissimo di Deep Mask. Ken Falco 18.2, 19.9, 19.1, no, sono solo i primi tre che sembra stiano facendo la differenza su tutti. Hanno andato su un altro ritmo. Sì, un'altra gara per i primi tre, infatti hanno già dato 24 secondi a buon Fussacchione, che anche lui è lì, partiva primo, sapeva di non avere il passo per andare magari a vincerla. Però è lì quarto, cerca di porta a casa, gara pulita. E voglio anche dirti che Kuntra però sta arrivando, mezzo secondo, un secondo, quanto c'è? Kuntra su Fustacchione. Sta arrivando, Kuntra ha più passo rispetto a Fustacchione, vedremo se riuscirà ad agguantare la quarta posizione. Mentre teniamo monitorati, errore da parte di Crinico, questo giro in 16.9, mentre davanti ancora 16.1 CTR. E anche Dib 17-2, errore per entrambi i piloti che seguono il leader in questo momento, CTR Racing Team, io direi gran gara. Sì, gran gara assolutamente. È comunque molto difficile, una volta che è un pilota lontano, riuscire a dare lo strappo per prenderlo su questa pista. Esatto. E poi vorrei fare anche un doppio complimento al CTR, perché se è vero che è difficile stare in lotta, su una pista così anche stare da soli e girare costanti, concentrati, non è niente facile, quindi per me è doppiamente merito a questo pilota che riesce là davanti in solitaria a martellare su tempi interessantissimi
e si sta portando a casa la vittoria, fino a questo momento meritatissimo. Dietro Sand è uscito a 10 secondi da Emanuele Mattia. Se serve il ritmo almeno per riuscire a portarsi a casa il punticino della prima posizione. Credo che probabilmente sì, perché mancano... Oddio, però 6 minuti sono solo... Sarebbero 3-4 giri al massimo, bisogna vedere CTR in questo momento è molto più avanti, quindi probabilmente saranno ancora 4 giri. Vedremo se in 4 giri riuscirà a recuperare il gap. Emanuele Mattia comunque 2.17.0, non sono tempi osceni, quindi non sarà facile per Samp. No, sta girando abbastanza veloce. Ha girato su tempi di libero. Esatto, sta andando molto bene. Io direi di tornare su Kuntra in questo momento, perché Kuntra sta cercando di prendere il frustacchione. Se non fa errori può portare a casa un quarto posto, che varrebbe tanto. Io ho provato in settimana con i piloti e vi garantisco a chi ci sta seguendo, è una pista veramente molto difficile. Quest'auto, come ha detto Snake, magari non è difficilissima da settare, ma con tutto il bumping che ha questa pista, e questa macchina comunque ha un'oscillazione importante al posteriore, molte curve hanno fatto in controsterzo, bisogna tenerla, è difficile, è una gara molto difficile tecnicamente, quindi bravi a tutti, soprattutto il fatto che nessuno si sia ritirato dopo il contatto a muro, ma tutti abbiano fatto il pit, riparato e ripartiti, perché questa pista ti prende anche per ti fa innervosire quando vai a muro, che non ti aspetti che la macchina si comporti in un modo diverso da quello che fa di solito, ti viene voglia di dire ma vai e chiudere tutto. Invece tutti i piloti molto bravi quest'oggi ci stanno facendo vedere la gara fino in fondo, e mancano 4 minuti al termine e ormai ha preso ancora vantaggio, continua a girare in 16 CTR mentre Clinico e Dib l'hanno data su. Anche se Dib, però, a mio avviso, un po' più forte di Clinico. Esatto, se ci credesse magari potrebbe tentare la zampata all'ultimo giro, vedremo, manca poco alla fine di questa gara. Io direi che farei quasi un'inquadratura CTR, non l'abbiamo proprio visto, ma è vero. Io direi che CTR in questo momento sta facendo un garone, macchina intatta, sembra che non abbia neanche scheggiato i muri, perché non mi sembra di vedere neanche graffi di fianco, quindi preciso. Anche una bella livrea, a mio avviso, la livrea olandese. Vediamo Clinico comparire in fondo, ma vediamo come chiude questo giro, sarà un altro, no, 17-2, molla un po'. Sì, ma credo che stia gestendo tranquillamente, ormai il vantaggio per portare a casa la gara c'è. Non ha più bisogno di tirare e comunque dietro non riescono lo stesso a guadagnare. Esatto, perché comunque ha fatto 17.5. Ah, 16.9. Dib si è portato a 3 secondi. Si è portato a 3 secondi da Clinico, ma manca questo giro e un altro. No, forse altri due, 2 minuti e 36. C'è questo. No, questo è un altro, credo. No, forse non sono a farlo. Vediamo se sono questo e un altro, oppure questo e un altro due. Vediamo se Kuntra ha deciso di provarci su Frustacchione. Lì da un po'. Frustacchione tiene bene. Okay. Probabilmente Kuntra, quando si avvicina, potrebbe avere qualche problema di aerodinamica, forse anche quello, che cerca di fare un po' l'elastico, cerca di avvicinarsi nei punti dove può tentare un sorpasso, ma cerca di stare un po' più lontano nei punti dove ha bisogno di importanza. Mi sembra di vedere questa cosa, magari sbaglierò. Andiamo adesso qui. Sì, tutto stato non ha molto effetto l'aerodinamica, però comunque nel guidato qui, che è molto veloce, un po' di senso sicuramente disturba.
Se vediamo però, Kuntra deve cercare di fare un bel settore centrale per arrivare vicino al tornantino, sfruttare una bella uscita dal tornantino, perché l'attacco qui, se si vuole portare, si deve portare in fondo a rettilineo lungo alla S prima dell'ultima curva. Molto bello questo pezzo da guidare. E anche da vedere, fa una sua bella figura. Sì. Un panorama, una pista vecchio stile, vediamo. Ma sai che anche Fustacchione non la fa niente male, quella curva lì? Entrato molto, no, forte. Molto veloce. Entrato forte ed è uscito forte. Forse è uscito meglio Kuntra, perché sta recuperando nell'allungo, anche grazie un po' alla scia, ma è lontano, è lontano, è lontano, quindi starà dietro ancora un giro. Intanto penso abbia cominciato l'ultimo giro CTR. Sì. Dovrebbe essere, sì, l'ho cominciato. Sì, è l'ultimo giro, questo che non c'è il tempo di farlo altro. Samp non riesce a prendere Emanuele Mattia, perché girano uguali, guarda, 16-3 Emanuele Mattia, 16-1 Samp. I piloti in ultima posizione. Sta facendo vedere dei grandi giri. Sta girando bene, sta girando molto bene, cioè sono in nona e decima posizione e girano più o meno, anzi in questo momento sono i più veloci in pista, sono i più veloci in pista. Tanto Ken credo che abbia fatto un altro errore, perché adesso è di nuovo dietro sia Emanuele Mattia che... Erano undicesimo e decimo, Emanuele Mattia e Samp, adesso si trova di nuovo dietro. Probabilmente un altro errore per Ken. L'auto sembra a posto, quindi magari si è solo girato. Potrebbe essere, non lo sappiamo. Non lo sappiamo e non lo sappiamo. Direi di tornare su Kuntra e Fustacchione. Kuntra e Fustacchione, vediamo se la fanno, perché vorrei anche non perdermi l'arrivo sul traguardo di CTR. Guardiamo i tempi, sono 33 secondi avanti CTR, abbiamo tempo, abbiamo margine, possiamo stare ancora su questi due. Ma Kuntra è lontano, Kuntra non ce la fa. Ho paura che non ce la faccia. Ma non perdi un errore di Fustacchione, non penso che riesca a passare. La speranza è l'ultima a morire, ma vedremo se Kuntra riuscirà a fare l'avvoltoio. Altro direi che ha perso ancora qualche metro. Sì, sembra anche a me. Vediamo se sta provando a fare forte questo pezzo, si è avvicinato, deve provare tutto qui. Se riesce a uscire forte qui, la prende larghissima Kuntra. No, troppo lento. Direi di andare su CTR. CTR che porta a casa questa splendida vittoria, meritatissima. Sta arrivando anche Crinico in seconda posizione. Contento comunque, sotto il muretto dei box. E in terza posizione Dib Maschi, in terza posizione, che la fa anche scodare, visto? Prima posizione, Fustacchione. No. Fustacchione porta a casa. Sì, la medaglia di legno va a Fustacchione quest'oggi. Vediamo se l'ho buffato abbastanza. No, ok. Ultima curva, passa indenne, Fustacchione porta a casa una bellissima quarta posizione per lui. E attaccato Kuntra, che anche lui sembra contento. Subito dietro Luca, che intanto si era fuori fatto sotto. Brad Bamburi, eccolo qua, è lui. Luca, Mr. Crime. Crisotto arriva in ottava posizione, manca a farlo apposta. Crisotto è il numero 8. Emanuele Mattia, che riesce a tenere. È stato sfortunato questa gara. È stato sfortunato e anche qualche errore, perché abbiamo visto dei contatti. Adesso poi ci sarà una race commission per eventuali reclami o cos'altro, non sta a noi giudicare. Samp purtroppo sfortunato anche lui, ha dovuto fare un pit, porta a casa una magra decima posizione, che per il campionato sì è un punticino, ma diciamo che si poteva sperare in qualcosa meglio. Purtroppo ha pagato molto quell'errore al tornantino. Arriva in undicesima posizione. In ultima posizione, staccatissimo Dap, non credo taglierà al traguardo, perché credo è stato doppiato. Quindi
Tornando a noi, ecco la classifica finale. Primo CTR seguito da Crinico a podio, terzo sul podio anche Dibmask, medaglia di legno per Frustacchione, un'ottima quarta posizione per lui. Kuntra in quinta posizione, Luca l'avvoltoio era lì e ha preso un'altra volta una sesta posizione che fa punti e morale. Settima posizione per Mercrive, in ottava posizione Crisotto, nono Emanuele Mattia che a sprazzi ha dimostrato anche di avere un passo veramente eccellente. Decima posizione per Samp, undicesima per Ken Falco e dodicesimo in ultima posizione Dapp con Soul Planet. Per il momento ci salutiamo, rimettiamo a posto la lobby e ci vediamo tra poco per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per Match 2. Rieccoci in collegamento, le qualifiche sono appena iniziate, ma abbiamo già tempi interessanti, vero Snake? Sì, a cominciare da Krinikov che attualmente ha la pole provvisoria in 2.15.043. Dib lo segue, solo a 4 decimi e poi al momento dobbiamo ancora vedere gli altri piloti che riusciranno a scaldare le gomme e proveranno ad attaccare questi due tempi che sono già abbastanza buoni. Diciamo che dalle prove fatte in settimana sotto al 15 sono già tempi veramente veloci, ma anche 15 basso è già un bel andare, è già un bel andare. Abbiamo visto prima in gara e nella lobby precedente abbiamo avuto dei passi gara notevolmente più alti, e si girava tra il 16 basso e il 17 basso. Quindi già hanno calato un secondo i nostri piloti, mi sembrano più in palla di prima. Adesso la griglia la deciderà questa qualifica, quindi potremo vedere una gara con i più veloci davanti a tutti che partiranno con partenza da fermo, sempre molta attenzione, curva 1 e curva 2 sono determinanti, però sicuramente ci sarà più bagarre nei primi giri. Crinico che sta arrivando all'ultimo settore, proviamo ad andare proprio in on board Snake dentro l'abitacolo, eccolo qui, vediamo come affronta curva 1, ancora un giro, si vede la benzina che potrebbe tentare un altro giro, vediamo come chiuderà questo passaggio il buon Crinico, non sembra aver fatto particolari errori ed è un 14.4. 14.4, Dillo tu, gran bel tempo Crinico. no, io volevo sentire il fucsia di Crinico. 14.4 è veramente, signori, un tempo molto Credo sia ancora presto importante. per i fucsia. Vedremo, vedremo, ma qui Io per andare, dimmi, dimmi. comincerei ad andare dietro su Samp e compagnia, perché anche loro si stanno preparando per fare i loro giri e sappiamo che ne hanno quanto critico. Sì, tutti i piloti lì davanti sono sicuro che saranno più vicini, adesso bisogna vedere se riusciranno ad azzeccare il giro, perché non è facile azzeccare un giro, un tracciato molto lungo, mettere insieme tutti e tre i settori non è cosa facile, però sicuramente hanno la qualità per poterlo fare. Comunque 14.4 è già un bel viaggiare, ha già messo un'asticella abbastanza alta, Crinico. Ken Falco non esce dal pit. E No, Falco non ancora è al ancora pit. uscito. Sì, ancora nei pit. Ok. E Torniamo su andiamo, Samp. torniamo su Samp, vediamo che sta prendendo l'ultimo rettifilo prima delle ultime tre curve. Non può prendere scia, è davanti, il pilota davanti a lui dovrebbe essere Kuntra, ma lo impareremo solo dopo. Vediamo, adesso abbiamo anche Dibba ai box, CTR ha fatto un 16-2, si è messo in terza posizione. Vediamo come chiude il giro Mattia, alias Samp 96W. Buona l'ultima curva. Vediamo il tempo. Ed sarà un 16.5, 16.5. ancora lento. Ancora lento. Allora, vogliamo dire anche qualcosa in più su questa qualifica. Allora, la qualifica, avendo girato in settimana con i piloti,
Abbiamo trovato un tracciato molto caldo, siamo sui 40 gradi di asfalto, quindi anche per quanto riguarda la qualifica è indispensabile la gomma dura. Diciamo che questa macchina da scarica diventa molto più ballerina, soprattutto sul posteriore, perde molto peso, quindi non hai più il carico in appoggio dietro, quindi diventa tutto più complicato. Vediamo quanto riesce a tenerla Chris sotto, ma sfiora muro in uscita. E comunque bisogna tentare di fare il giro con gomma dura. Diciamo che il giro buono dovrebbe essere un terzo passaggio. Di solito si imbarca la benzina per fare 3, massimo 4 passaggi. Il primo giro è per scaldare un po' la gomma, il secondo giro è di assestamento e poi si spinge forte, diciamo, dal terzo e il quarto per chi decide di imbarcare un pelino di benzina in più. Ma molto complicata questa macchina da scarica. Intanto CTR 14,9, scende anche lui sotto al 15. Scende anche lui sotto al 15. Vediamo adesso. Infatti era già qualche giro che lui girava, come dicevi tu, credo lo abbia fatto proprio al terzo giro questo tempo. Sì, perché prima è praticamente impossibile, finché non porti a temperatura le gomme la macchina non rende come dovrebbe. Infatti CTR si sta rilanciando in questo momento, appena riuscito dal pit lo andremo a seguire nei prossimi passaggi. Ora vedremo, dovrebbe dare strada a Crisotto, credo, ma non lo so se magari. Chris è lanciato però. Dici Chris è lanciato perché aveva appena chiuso il giro. Esatto, vediamo Quindi se. Sì, dovrebbe lasciare strada. Vediamo se non andrà a impallare Chris. Al momento Chris è ancora a margine. E Ah, Chris va a errore. muro. Errore. Chris, errore, va a muro. Niente, Samp si migliora a 15,7, ma non è ancora abbastanza. Per È ancora lontano, il Samp. leader della classifica è ancora lontano. Se ho fatto bene i conti, questo dovrebbe essere il secondo giro. Te lo dico No, subito, il terzo. se mi attivi il tachimetro ti dico subito che giro. Allora, 9 litri, ok, Samp utilizza una strategia ancora diversa, probabilmente ha imbarcato più benzina per fare dei giri continuativi, cercare un po' il ritmo e scendere gradualmente, quindi probabilmente avrà anche il radiatore non troppo chiuso, perché altrimenti i danni al motore si farebbero sentire. Infatti l'olio è già a 121 121 gradi. gradi. Esatto. Dovrebbe avere ancora questo passaggio e anche il prossimo, perché il radiatore comunque non è troppo chiuso. Andremo a seguire Emanuele Mattia, 15,8. Emanuele Mattia sta facendo comunque degli ottimi tempi, io lo voglio sottolineare. Questo pilota è un nuovo pilota, ma sta dimostrando comunque di sapere stare in pista. Il piede c'è e crescerà senza ombra di dubbio. Contra in netta difficoltà, non riesce a chiudere un giro, 2,27 per il Contra, sì, momento. gli ultimi due giri per la direzione gara da gioco me li dà anche gli erano invalidati. Ok. Quindi sì, in difficoltà. Sì, anche perché il gioco, vogliamo ricordarlo, basta che si faccia un lungo alla curva che andrà a affrontare Samp in questo momento, l'ultima curva, l'ultima S, basta mettere due ruote sull'erba e il gioco ti annulla sia il giro corrente Annulla che quello che vai a il fare dopo. successivo. Sam intanto non so se sta migliorando, ma a vederlo non mi sembra stia facendo questo gran giro. Sì, anche secondo me non credo che forse spingerà di più al prossimo. Intanto io andrei a guardare anche Dib, vediamo anche CTR, vediamo che stanno cercando di attaccare la pole. Vediamo il tachimetro di Dib, controlliamo che giro è. 11,36, Appena anche uscito. Dib, appena uscito, quindi Dib si migliorerà probabilmente non in questo giro, forse al prossimo. Samp Samp invece 14,3. ci ha Dillo tu. colto in inganno. Dillo tu. Questo Fucsia! è fucsia di Samp, Samp è riuscito a Ci ha fare un colto gran in giro. inganno. Sì, io ero d'accordo Sembrava con un giro te. lento. Ero d'accordo con te, non mi sembrava stesse facendo un bel giro, ma si vede che ha spinto molto nei primi settori, perché noi abbiamo incontrato solo l'ultimo e qui Traverso decide che torna in box. di farsi godere con un piccolo traverso. E adesso Peraltro per Clinico. soli 44 millesimi su Clinico, vediamo se risponderà il tempo.
Ah, adesso Crinico, se vuole questa pole position, deve tirare fuori un gran giro. Deve tirare fuori un gran giro. Mi sembra che sia bello spinto, eh? Ma il giro buono buono di Crinico suppongo sarà il prossimo, non ancora 6 litri. Ma già questo mi sembra che stia andando forte forte. Sì, gli sta tirando un parecchio il collo. Proviamo a controllare gli intertempi, tu li vedi? No, non li puoi vedere. No, non no. Ci sono gli intertempi, quindi niente, stiamo così. Andiamo on board per l'ultima S, vediamo come l'affronta. Qui si arriva veramente forte, staccata decisa. Terza marcia dentro, buono, buono, è andato dentro bene, con una buonissima velocità. È riuscito a portare fuori tanta, tanta velocità, è uscito con molta spinta. Vediamo l'ultima curva. Affrontato in seconda marcia, vediamo forse come va a chiudere, vediamo. E non si migliora, ok. Direi di spostarci su DIB CTR, sempre 14,5 CTR ancora vicino, due decimi CTR, Merck Ryve 15,3, scalza DIB in terza fila. Andrei anche a guardare un po' più indietro come se la stanno cavando. Andiamo a vedere. Portaci. No, sono in box, iniziamo da qui sotto. Portaci tu. Io andrei anche su Fustacchione, un giro di Fustacchione me lo guarderei, perché ha fatto un'ottima gara 1. Proviamo a vedere se riesce, tanto benzina Fustacchione per la qualifica. Strategie diverse, ecco, errore. Grosso errore brutto, di Fustacchione. Brutto. Tutto da rifare. Contra invece ancora non riesce a chiudere il giro. Ancora problemi con i tempi invalidati. Alla macchina letteralmente disintegrata, Contra penso che abbia baciato più di un muro. Un filo lungo lì. E sta arrivando Crinico fortissimo, Contra deve togliersi, però anche Contra nel suo giro deve lanciato. Togliersi, vediamo se Crinico riesce. Potrebbe sfruttare la scia. Esatto, vediamo se però nell'ultimo settore Contra lo facesse molto più lento rispetto a Crinico. Crinico quel poco che guadagna di scia lo perderebbe tutto. Lo perderebbe, sì. Vedremo questi due piloti. Vedremo Contra cosa dice, ma Contra deve spingere, non ha ancora un tempo. Contra non può permettersi di lasciare strada a nessuno, sono entrambi nel giro lanciato, quindi non è tenuto a farlo. Qui non ha perso tanto, mi sembra buono. Vediamo l'ultima curva. Andiamo su Crinico, vediamo dopo aver preso tutta quella scia, vediamo se riesce ad attaccare la pole position. Questa volta lo devo dire io. Molto aggressivo sui cordoli qui. Questa volta lo dico io. Ehi. No. Tornato in box. Non lo aveva. Si vede che lui dai suoi. Direi di andare su DAP, che è appena riuscito anche lui. Sei, dai suoi intertempi sicuramente avrà visto che era già sopra, ha deciso di abortire per provare a rilanciarsi in questi ultimi 7 minuti di qualifica. Abbiamo Luca al pit, è riuscito a fare un 16,8, Emanuele Mattia abbiamo già detto 15,8, bravissimo. Dib un po' sottotono, Snake? Dib aveva... un po' sottotono, anche perché quel poco che ho provato con lui ne aveva molto di più. Sì, era riuscito ad andare più e più volte anche lui sul 14, addirittura io mi ricordo eravamo in nome insieme, era riuscito a staccare il 14,2, quindi magari è difficile replicarlo perché è comunque un bel giro, ma mi aspettavo qualcosina di più, devo essere sincero, forse qualche problema in lobby per lui. Ho sentito dal post gara 1 che lamentava una lobby un po' scivolosa, magari sì, è ancora questo. Potrebbe essere ancora così. Mentre Ken in fondo la classifica non è ancora uscito dai pit e non ha fatto segnare tempi. Ken non ha... credo che sia proprio per scelta a questo punto, perché non ha proprio chiuso un giro. Va bene così. Ci sono gli altri da andare a seguire. Carne a fuoco, cena. Vediamo DAP come chiude il giro. DAP siamo nel giro penso di lancio, o forse era appena uscito dai box. È il primo giro veloce.
Ok, vediamo come riuscirà a piazzarsi. Al momento in nona posizione con un 18-0, senza pretese. Il vincitore di Manche 1 di Donington è arrivato un po' più spompo a questa gara. E cosa fa? Oddio, ci finta un ingresso ai box. Vediamo se migliora. No, Anche Luca decide di non uscire più dal pit, credo che gli basti quel è tempo. appena uscito, ti ha smentito in Ti ha diretta. smentito? Perfetto, bravissimo Luca, così si fa. No, Dapp non ha migliorato. Dapp non si è migliorato, Crisotto un Mentre dietro 17. Klinikov, CTR, Mr. KMD, ci stanno ancora provando. Ah sì, sono tutti quanti in zona, sono tutti quanti lì. Direi di seguirci un giro con CTR, visto che Sì, ha sì, sì. appena vinto con Manciuro. Sì, e poi penso che adesso si stia lanciando, questo è il suo giro veloce, perché ha 4 litri, quindi questo è il suo giro best, dovrebbe essere. Qui dovrà dare tutto. Vogliamo seguirlo on board? Ma sì, dai. Che è sempre bello. Curva da affrontare in terza marcia, si cerca di entrare stretti e provare a dare gas il prima possibile. Qui si entra di quarta per una scalata in seconda, bisogna stare vicini al muro, non così tanto. Piccolo contatto. Leggera toccata, ma non credo abbia impattato sul tempo. No, qui si riesce a fare in pieno in quarta e poi giù in discesa, questa doppia sinistra. Qui si alleggerisce per un attimo per poi riprendere gas. Qui bisognerebbe cercare di farlo in pieno. Molla un po', CTR molla un po' e ora il pezzo è in discesa. Terza marcia, cordolo, Aggressivo. seconda. Si cerca di stare vicino al muro per andare a richiudere subito. Terza marcia, Ah, largo. un po' largo, perde velocità in uscita. E tornantino, seconda marcia, molto difficile fare questa frenata con le Anche qui un po' buche. largo e tocca Tocca il il muro. muro. Non credo si migliori. No, non un gran giro, non un gran giro. Andiamo su Mr. Grieve. Sì, vediamo Mr. Krieger che è a 9 decimi dalla pole position di Sump. E anche lui ne ha appena chiuso uno. Si è appena disconnesso un pilota. E disconnesso un pilota. Luca? Luca. Sì. Luca è fuori dalla gara. Luca, disconnessione di Luca, era in sesta posizione, se non ricordo male. Sesta o settima. Sì, credo fosse davanti Emanuele Mattia. No, subito, era subito dietro, Era era il subito settimo. dietro, esatto, aveva fatto un Sì. bel 16 che poteva garantirgli una quarta fila. In onore di Cree. E intanto Mercrive, vediamo se riuscirà a migliorarsi. Il suo è già un buon tempo, non è il tempo dei magnifici tre a questo punto là davanti, che sono i primi tre piloti in 2 decimi. Vediamo cosa ci faranno vedere in gara, sono Bella uscita di Mr. curiosissimo. Grieve. È uscito molto forte, con molta spinta. Adesso devo chiedere tutto al motore della sua Porschettina. Manca solo 1 minuto e 20 alla chiusura delle qualifiche. Mr. Crivi avrà questo e un altro giro. E chiuso questo giro io andrei a controllare anche Crinico a che punto sale dalla pista, perché a 44 millesimi potrebbe risultare forse l'unico pilota che potrebbe impensierire la pole position di Sump, che Sump ha deciso anche lui che il 14-3 era il suo limite, non vuole più uscire, va bene così. E McCreeve Non non si migliora, migliora. non si migliora. Andiamo Andiamo su Crinico. Crinico, che Avrà ha questo rettilineo finale. giro,
vediamo se con 40 secondi si dovrebbe riuscire a chiudere questo e farne anche un altro. Ma questo è un altro giro. Davanti ne vedo due molto attaccati. Chi sono? Mi sembravano CTR e un altro. Scusami, ma ho avuto... Sì, CTR Crisotto. Madonna. Oddio, no, brutto. E arriva Crinico che riesce a passare indenne, ma si gioca nella possibilità di chiudere un altro giro sia Crisotto che CTR. Quindi qualifica finita per i due piloti. E quindi credo ora... abbia perso Chris la vettura in uscita e non c'è stato nulla da fare. Sì, questo è sembrato. Adesso Crinico deve dare tutto, è la sua ultima possibilità. Vorrei controllare un attimo anche Dib. Mi fai vedere dov'è? Dib sta uscendo adesso. Sull'ultimo rettilineo. Direi di chiudere il giro di Dib e poi tornare su Crinico per vedere come andrà a chiudere il giro. Vediamo Dib se riesce almeno a portarsi in seconda fila, almeno. In questo momento partirebbe dalla terza fila e a Bathurst partire dietro non è mai bello, perché è vero che la gente spera in disavventure altrui, ma quando sei dietro diventa sempre tutto più complicato. Vediamo come chiude il giro. Sarà un fucsia? No, si migliora, migliora tanto, quasi. Due decimi dalla pole. E si porta in seconda fila, perfetto, chiude la qualifica anche Andiamo Dib. Andiamo su Crinico. Vediamo Crinico se prova la zampata finale. Deve fare molto tutto bene qui. Molto aggressivo. Tantissimo. E muro. Vediamo se non ha perso tanto. No, si ritira. No. Chiusa, finita sì, così. Andiamo. E quindi la pole position a Samp. Vai, riepiloga tu la classifica. Samp in pole position con 2.14.386, seguito da Crinico 46 a 4 decimi di secondo, centesimi scusate. Poi CTR Racing Team, Dib, Mr. Crive, Emanuele Mattia, Kuntra, Crisotto, Dap, Fustacchione e Ken che non ha fatto segnare i giri. Ci vediamo tra poco in live per Manche 2, restate con noi. Eccoci in griglia, i piloti stanno dando le ultime modifiche, stanno portando le ultime modifiche alle loro vetture. Abbiamo Samp e Crinico in prima fila, seconda fila composta da CTR Racing Team e Deep Mask, Mercreve e Emanuele Mattia in terza fila, quarta fila per Kuntra e Crisotto, quinta fila per Dappe e Fustacchione e in ultima posizione Ken l'Assassino che non ha preso parte alle qualifiche. Cosa dobbiamo aspettarci da questa partenza, Snake? Curva 1 e curva 2, aiuto. Allora, qui la partenza non è che riasfalsata, quindi ogni casella è una fianco, le prime sono a coppia le caselle, il primo parte a fianco al secondo, il terzo a fianco al quarto, quindi anche per chi parte in seconda posizione è molto facile riuscire a infilarsi, anzi forse è anche meglio perché comunque la traiettoria esterna e potrebbe avere un filo di velocità in più in uscita. Dovrebbero avere tutti, credo, l'esperienza qui davanti per cercare una partenza pulita. I piloti sanno che non si vince la gara in curva 1, quindi mi aspetto un comportamento perfetto da parte di tutti, ma ci siamo, sincronizzazione, esatto. E si parte, e siamo pronti. Cominciano ad accendersi i fari delle vetture sui motori e sono partiti. Partiti, ottima partenza di Samp, partito bene anche Crinico, anche CTR riesce a tenere la posizione. CTR tiene la posizione. Dib un po' largo entra Dib e va a muro. Dib la perde va sull'erba. Dib a muro in curva 1 è uscito. Dib a muro, sì. Andiamo a guardare avanti, guardiamo Mercreve. Abbiamo Dap e Mercreve. Dap prende la posizione su Mercreve. Riesce a prendere la posizione su Mercreve. Adesso si incolla gli scarichi di Crisotto. Intanto Samp fa l'andatura, ma Crinico è lì. Sì, Crinico veglia sul paraurti.
vediamo anche CTR che è molto vicino. Emanuele Mattia, da Emanuele Mattia. Sì, Emanuele Mattia in questa prima fase di gara splendido. E abbiamo in quinta posizione Punta. Qui è difficile, qui è difficile, bisogna stare accorti. Che tanti un attacco all'inizio della discesa. Molto pretenzioso, qui non penso che Crinico affonderà il corpo, qui c'è posto per una macchina sola. Qui c'è posto per un'auto sola. Scorrono via abbastanza lisci, solo l'errore di Gibb Musk che è andato largo in curva 1 e l'ha persa in sovrasterzo sull'erba, schiantandosi ai muri. I primi 5 stanno già facendo gap, gap i primi 5. Piccola sbavatura all'uscita di Samp, piccola sbavatura, Crinico lo passa. Crinico lo passa. Ho visto al tornantino una sbavatura, la stava perdendo Samp, una correzione importante. Vediamo questa staccata perché è molto importante, decisiva. Primo giro le gomme non sono perfettamente in temperatura e qui la macchina non ha una tenuta ottima. Crinico, attenzione Crinico, l'erba. Tocca l'erba Crinico, perde la vettura e Samp torna primo, CTR secondo, rientra adesso Crinico. Si è rigirato. Rientra adesso Crinico. Rientrato in settima posizione. Adesso abbiamo CTR che morde sugli scarichi di Samp. Emanuele Mattia sta tenendo il passo e anche Kuntra. Per il momento non scappano. Non scappano i primi. Abbiamo le prime quattro posizioni ancora tutte da giocare. Che l'assassino, sulla quinta posizione. Che l'assassino era riuscito per un attimo a risalire fino alla sesta posizione, ma credo che abbia fatto un errore in questo momento perché ora è di nuovo nono. Era riuscito a stare davanti a Crinico dopo l'errore di Crinico, ma ora è nono. Dib intanto ai box. Sì, Dib intanto ai box, sicuramente il danno sarà andando a riparare. Gara rovinata. Gara rovinata per Dib. Peccato. Aveva fatto un'ottima qualifica comunque. Sì, è riuscito a tirare fuori un bel giro alla fine. Ora i primi tre stanno staccando un pochino a curva. Ma Emanuele Mattia riesce a tenere il passo dei primi due. Mattia sta andando davvero fortissimo. Ecco. Abbiamo detto. Prende il muro Emanuele Mattia. Con la buffata amazzoniana. Sì. Comincia a delinearsi una sfida a due, mi sa che qui comincia a delinearsi una sfida a due per la vittoria di questa gara. Dopo aver vinto Mais 1, CTR non so quanta voglia abbia di far vincere Mais 2 a Samp. Vedremo. La gara è ancora lunga, 26 minuti. Tutto può succedere. Piccola toccata di CTR. Leggero contatto, niente di che. Qui l'appoggino al muro. E di casa Batrus. E vediamo Crinico adesso. Crinico si riuscirà Mr. Crive dietro a Crinico. Vediamo se Crinico riuscirà a imprimere un passo per tornare perlomeno vicino alla zona podio. Penso che sia quella la posizione che gli competa. E anche Ken su Fustacchione dietro, che è ancora più vicino. Dov'è Ken? Disconnesso Ken. Abbiamo solo 9 piloti in questo momento in pista e abbiamo Samp che occupa la prima posizione. Attenzione. Dap. Sicuramente se Dap si gira l'ultima curva, sì. Ultima curva quando si arriva molto forte dall'uscita della S, si arriva di quarta marcia, si appoggia alla quinta per un attimo. Per poi scalare tre marce, bisogna stare attenti a mettere la seconda perché in quel momento la macchina ha uno scatto molto cattivo al posteriore, bisogna essere proprio pronti e reattivi sul volante per cercare di tenerla. Tende molto a bloccare dietro quando si inserisce la seconda. Esatto. Adesso abbiamo Crinico in quinta posizione, abbiamo 3 secondi da recuperare su Kuntra. Ma io direi che è il momento di tornare su CTR e Samp che stanno facendo veramente l'andatura. 16.5 Samp, già bello. Errorino di Samp. CTR già lì. Sfiora il muro anche lui. CTR già lì. Questa gara è difficile.
ci stanno facendo vedere delle belle battaglie. Un'altra disconnessione, chi è caduto? Sono solo in 8? Dib, forse si è ritirato. Dib, forse è disconnesso o ritirato. La gara perde un altro protagonista, purtroppo. Dib con quell'errore ha compromesso tutta Match 2. Minchia, come è uscito CTR, riscodata dal tornantino. Ma qui Samp sta allungando, piccolo sbavatura di CTR. Abbiamo Kuntra, no, lontani, abbiamo un po' di distacchi. Sono tutti un po' distanti, il gruppo si è sgranato dopo i primi tre passaggi. Qualche disconnessione, qualche errore, e il gruppo è andato via via sgranandosi. In questo momento, riepilogando dopo gli errori e le disconnessioni, abbiamo sempre Samp che guida la gara. CTR in seconda posizione, Emanuele Mattia un'ottima terza posizione al momento, inseguita da Kuntra a 2 secondi. Clinico che deve tentare una rimonta dopo l'errore, dopo quella piccola spizzata d'erba che gli ha fatto perdere la vettura. Dapp più staccato 7 secondi più indietro, e poi più stacchione 2 secondi da Dapp, e Chris Otto in ultima posizione a chiudere lo schieramento con 20 secondi già di ritardo sulla testa della corsa. Sì, e CTR non molla, gli ha mangiato 2 decimi tra la prima e la seconda curva. Fanno un po' l'elastico. Sì. Hanno 2 decimi di elastico, dipende dalle curve. Ma sono lì entrambi, stanno andando molto molto forte. Sì, 16.4, 16.5, stanno mettendo in pista un passo ottimo. Anche, vediamo anche il 16.4 da parte di Clinico, in questa posizione aveva il passo per stare lì e giocarsi la vittoria. Aveva con questi, il passo per giocarsi la vittoria, con questi due. Quel piccolissimo errore. Purtroppo l'erba non perdona, l'ha proprio solo sfiorata, ma tanto è bastato per fargli perdere completamente la vettura. Già è tanto che sia riuscito a non andare ad impattare violentemente contro le barriere, infatti i tempi dimostrano che ha ancora una vettura in grado di spingere forte, quindi non credo ci siano danni per il pilota, almeno non importante. Sì. Kuntra e Emanuele Mattia girano praticamente sullo stesso passo, qualche decimo a favore di Emanuele Mattia, mentre Krenikov è arrivato quasi sul Kuntra. Adesso è un secondo e mezzo, neanche. Sì, un secondo e mezzo. Vediamo, Samp sbaglia. Prova a chiudere la porta CTR. Tiene la porta chiusa CTR. Prova CTR. CTR. CTR alza il piede. CTR alza il piede. Proverà a uscire più forte. Esce più forte. Questa volta è dentro. Lo passa dentro, CTR. È dentro. Ottimo l'attacco di CTR, l'ha studiata, ha visto le difficoltà dell'avversario e l'ha portata a prendere anche di CTR, leggero sovrasterzo, Samp si riaffianca e si riprende la posizione. Cosa ci stanno facendo vedere questi due qua davanti? Grande duello. Ora Samp protegge l'interno. E davanti si riprende la traiettoria. CTR sapientemente alleggerisce un po' prima, cercherà di uscire forte qui, anche se qui è difficile, non so se riuscirà a inventarsi qualcosa. Deve mollare. Non è ancora il momento, ma questi due mi sembra che ci stanno dando spettacolo. Emanuele Mattia si è riavvicinato, ma mi sembra, da quello che vedo, è vicinissimo. È più, mi sembra che ne abbia qualcosina in più CTR, mi sembra più in difficoltà il leader della classifica in questo sembra momento. Sembra molto impiccato Samp. CTR sta guidando veramente bene ragazzi, sia in Manche 1 per attaccare una splendida vittoria, ed ora è qui che ci sta facendo divertire insieme a Samp. Ci stanno facendo vedere un duello spettacolare. Bravissimi questi due piloti della sezione ruote coperte di Fit.
vediamo come uscirà qui, ma esce bene anche Samp, penso che sarà tutto rimandato. Krinic è arrivato a 4 decimi da Kutra. Vediamo se riuscirà già ad affondare l'attacco qui, mi sembra che sia uscito forte. È un po' lontano. Non lo so, secondo me ci potrebbe pensare. Vediamo. Il rettilineo è ancora lungo. Kutra va a proteggere l'interno. Kutra protegge l'interno e no, passa. Lo lascia sfilare. Kutra non ha voluto forzare troppo, sapendo. Ma va lungo. Errore di clinico. Che comunque prende la posizione. Sì, comunque però prende la posizione al momento. Non so se dovrà restituirla, perché il gioco a volte ti dice di restituirla. No, era già avanti. Controlliamo se ha preso penalità. CTR, scusa. Fianco a fianco, ci prova CTR. E intanto Emanuele Mattia ringrazia. Un secondo, è lì. È lì Emanuele Mattia. L'avvoltoio è pronto. Ma CTR e Samp veramente non se le stanno mandando a dire. Ora è all'esterno CTR, prova un attacco all'esterno, ma cosa ha fatto? Come si fa a passare all'esterno? Probabilmente Samp sapientemente ha alzato un pelino il piede, ma tenere la macchina lì all'esterno è tanta roba. Errore di Samp, errore. Stava andando a muro. L'ha tenuta. È riuscito a tenerla. Che sorpasso CTR all'esterno in curva 2. Applausi per questo pilota che oggi è veramente in gran spolvero. Oggi CTR va forte, infatti sta già staccando Samp. Leggero contatto al muro, ma se ne sta andando. Sembrava averne di più e così è, perché sta lasciando al palo Samp dopo averlo passato. Che comunque Samp ed Emanuele Mattia, che sono insieme nello stesso team, in questo momento sono entrambi a podio, quindi punti importanti, perché tornando, dando un occhio alla classifica, sono primi sia Samp nel campionato piloti, sia il suo team insieme ad Emanuele Mattia sono primi nel campionato team, quindi qui potrebbero portare punti davvero davvero pesanti, potrebbero dare una svolta netta al campionato, soprattutto quello dei team. Vedremo come si chiuderà questa gara, ancora 16 minuti e 35 secondi al termine. Vediamo anche Krinico se riuscirà a portarsi in zona Emanuele Mattia, perché Krinico sta risalendo su abbastanza cattivo. Ora è a 4 secondi, è tornato in lotta per il podio, quantomeno. Vediamo quanta penalità. Vediamo sui tempi. Sei un secondo? Sì. Okay. Due secondi di penalità, quindi dovrebbe riuscire a prendere Emanuele Mattia, staccarlo lì due secondi. Però, i primi quattro in 4 secondi girano dopo tutti molto molto buon simile. Sì è difficile. Allora 17-2, 18-3 con i vari sorpassi, 17-7 Emanuele Mattia, 18-3 Krinico, ma credo che il 18-3 sia figlio della penalità. Sì. Fustacchione invece sta girando un po' più forte di lap ed è lì a 4 secondi. Probabilmente potrebbe andare a prendere. Sì. Intanto CTR va, un secondo e 4. CTR va. CTR sta salutando. CTR sta salutando la compagnia. È stato bello, ci vediamo tra 15 minuti sulla linea del traguardo. Ha messo il turbo CTR. Grande prestazione oggi, nulla da dire, impeccabile. Sì, oggi è stato fenomenale. Sia in Mansh 1 che in Mansh 2 è stato bravissimo in Mansh 1 a prendersi la prima posizione e tenerla fino alla fine. È stato bravissimo in Mansh 2 ad aspettare il momento giusto e ora dare lo strattone decisivo che gli permetta di gestire in tranquillità l'ultima parte di gara. Quindi bravo questo pilota. Statistica alla mano, credo sia il primo di questo campionato, se dovesse confermare la prima posizione, a riuscire a vincere entrambe le manche.
Ah, fare doppietta in Manche 1 e Manche 2, questa è una statistica che non avevamo ancora preso in considerazione, quindi ottima osservazione, bravo Snake. Si vede che la gente giovane è più intelligente di me, ma anche quella più vecchia. E Clinico è arrivato su Manuele Mattia, io direi di andare su Clinico perché Clinico Clinico è è arrivato. arrivato. Clinico, se riesce a superare Emanuele Mattia e dargli il distacco che serve per riprendersi una terza posizione, io penso che anche Clinico potrebbe essere insignito della gratifica di pilota di giornata, perché ha fatto tanto. Dopo l'errore, recuperare, passare e portare a casa un podio sarebbe tanta roba. Sì. E visto come sta girando, non vedo neanche improbabile che vada a prendere Ha Sam. fatto 15,4, 15,5 CTR, girano fortissimi, CTR clinico, occhio. Attenzione. Adesso clinico qui dovrà lasciare perché all'esterno non si sta. Prova l'incrocio, no, 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 copre bene Emanuele Mattia. Ottima difesa, clinico, leggera toccatina, niente di Sì, non che. so se è stato un lago o se ha toccato il muro. No, credo che io abbia toccato il muro. Non mi sembra ancora, ancora, leggera toccatina. Sì, proprio sfiorato. E ha perso qualcosina. Ma se continua a girare un 15, penso che faccia presto anche a recuperarlo. Dietro intanto Fustacchione si è portato su DAP, che deve aver Sì. fatto un errore perché ha perso parecchi secondi. Sì, ha girato 2:20,7 contro 2:19,9, quindi 8 decimi a favore di Fustacchione, che potrebbe andare a prendere una sesta posizione. DAP dovrebbe avere anche penalità, forse è già sesto Fustacchione, controlliamo. Allora, Sì, DAP ha un sì, secondo di un secondo penalità. di penalità. Ho letto bene, Crisoff ha 29 secondi di penalità, cosa ha fatto? Crisotto, 29 secondi di penalità. Forse glieli hanno dati in qualifica quando è stato lì fermo a guardare sulle gomme. Oppure è sceso a prendere a schiaffi uno degli steward a bordo pista. Potrebbe anche darsi che lo steward non se ne sia un po' risentito e sia andato in rete in direzione gara per far sanzionare il pilota. Breve parentesi stupida, ma vediamo Fustacchione che tenta l'attacco. DAP credo che non Fustacchione gli ha resista. fiaccato, non resiste, Sì, no, DAP non Fustacchione davanti. resiste, conscio anche del E fatto torniamo della penalità, non aveva leggero senso. lungo, no, no, lo tiene, lo tiene. Sì, DAP credo che conscio del secondo di penalità non avesse neanche Sì, necessità di andare a forzare di più del resistere. dovuto. Tanto clinico è Quindi tornato su Emanuele Clinico va Mattia. ripreso Emanuele Mattia. Io posso Che anche ci provi segnalare. anche lui all'esterno? Io ti voglio segnalare anche un'altra cosa dopo questa curva, vediamo. No, ci prova all'interno? No, no. No. Vediamo se proverà a uscire più forte. Vicinissimi i due piloti. Sampe Ma qui non ancora c'è lì. spazio. Sampe ancora lì. Sampe lì ha perso tanto. Sì. Esatto, volevo segnalarti proprio questa cosa. Cioè, Sampe deve aver commesso un errore perché ha fatto un giro molto lento, 18,4. Ed ora veramente ha spianato la strada CTR che con 4 secondi e mezzo può solo che Leggera gestire. toccata di nuovo qui. Posso ipotizzare che potrebbe anche avere dei danni perché l'abbiamo visto più di una volta come può andare. Dove Oh, vuole mamma mia. passare? Ci prova? Non ci No, prova. qui non ci si sta, clinico ne ha nettamente di più, si vede, ma Sì. passare è molto complicato in questo circuito. L'importante è che mantenga la calma. Sì, non deve farsi prendere la foga, aspettare il momento giusto perché l'errore è veramente dietro l'angolo. Deve cercare di uscire forte qui, l'occasione è questa. E non mi sembra uscito malissimo. Però anche Emanuele Mattia esce No, molto ma forte dal Emanuele Mattia è tormentino. uscito abbastanza forte. Non so se gli basterà, è vicino, ma non so se gli basterà perché Emanuele Mattia non gliela lascerà farsi di sicuro. Mancano 9 minuti, arrivati a questo momento della gara, clinico sì, deve pazientare, ma neanche troppo. Sì, se la sua speranza è quella di provare un aggancio anche a Samp, deve darsi una mossa.
vediamo come chiude CTR questo giro. 16-2, ancora 16 basso, CTR in completo controllo in questo momento, 17-4, Samp non ne ha, probabilmente come hai detto tu anche in virtù delle numerose toccatine qua e là, qualche danno c'è. Qui è uscito forte, qui è uscito forte, ora sicuramente Emanuele Mattia proteggerà l'interno, qui vediamo che cosa si inventerà Clinico. Ma non credo che la scia non si sente così tanto da poterti dare. Infatti gli tocca stare dietro ancora, Clinico. Bella gara comunque tra i due piloti, bellissima bagarre. Sì. E ora ci prova a farsi vedere all'interno. E va a muro. Però va bene, non ha fatto, non dovrebbe aver fatto danni. Ed è ancora riattaccato. La botta non è stata leggerissima però. Di solito il gioco quando colpisci con la fiancata è abbastanza clemente. Il problema è quando tocchi col muso. Col muso il gioco diventa più cattivo. Sì, ha preso un'altra penalità Clinico, ora non ce la può fare. 19-0, ma sicuramente è virtù della penalità. 3 secondi, un altro secondo adesso. Toccata, si toccano. Errore di Emanuele Mattia, altra toccata. Si toccano i due, piccoli contatti. Emanuele Mattia sta cercando di fare di tutto per difendersi. Altro errore di Clinico. Forse ha perso la calma. Clinico comincia a innervosirsi, se ne aveva di più e intanto Samp ringrazia e va a consolidare la sua seconda. Adesso potrebbe davvero avere problemi alla vettura. Ora sicuramente sì, perché qualche toccata di troppo, sicuramente i danni all'anteriore fanno sì che l'auto che tu stai guidando risenta molto in velocità di punta. Vedremo se proverà ancora a riagganciarsi, ma in questo momento la vedo veramente dura, poi anche i 3 secondi in 7 minuti. Difficile, non impossibile, lo sappiamo, può succedere di tutto, i colpi di scena sono dietro l'angolo su questa pista, potrebbe fare un errore Emanuele Mattia, potrebbe farne uno Samp, potrebbe farne uno Clinico. CTR non voglio dire che possa fare degli errori, perché se la merita tutta anche questa gara, secondo me oggi è durata in maniera superlativa. Dietro Fustacchione e Dapp sono di nuovo uno a fianco all'altro quasi. Dapp di orgoglio non ha mollato. Dapp non di orgoglio non lo vuole lasciare andare via facile. Infatti da quando Dapp dietro a Fustacchione ha alzato anche un po' il passo, perché adesso gira anche lui in 20 basso. Prima girava in 20 alto, quindi è riuscito a trovare qualche decimino in più. Effetto carotina davanti. È sempre più facile con queste vetture seguire. Quando si ha un riferimento, comunque anche sulle frenate si può essere più tranquilli pensando solo a dove staccare, invece che cercare il riferimento tuo. Quindi si ha un po' di vantaggio, almeno con vetture così che non risentono particolarmente della scia avversaria. Sì, perfettamente d'accordo con te, Snake. Dopo le lunghe battaglie che abbiamo fatto io e tu, non posso che essere d'accordo con te. Ha perso qualcosina Dapp, ha dato una leggera toccatina. Salto, questa era divertente però, perché è riuscito anche a saltare con tutte e quattro le gomme. Toccata acrobatica, sembrava quelle auto che hanno gli ammortizzatori a molla. Ha fatto un saltino, un pochino a messicano. E nel frattempo, niente, ha salutato la compagnia CTR veramente a posto, sì, anche la posizione. Ha perso parecchi secondi, quindi penso che la sua auto sia largo ancora. Largo, Clinico ha sicuramente dei problemi. Adesso Clinico dovrà solo guidare per portare a casa il quarto posto. E credo che a questo punto della gara, con gli stacchi che stiamo vedendo, credo che le posizioni siano più o meno consolidate, salvo errori dei piloti. Salvo errori grossi non dovrebbero esserci problemi.
Anche se Clinico dovesse avere la vettura parecchio danneggiata, c'è contra a 6 secondi. Sì, non credo, scusa se ti interrompo, Kuntra è in pista a 6 secondi, ma virtualmente è solo a 3 secondi. Ricordiamoci la penalità di Clinico. È vero. Quindi con ancora 2 giri, forse 3, perché CTR è abbastanza avanti, forse 3 giri ancora da fare. Sì, e Clinico se non alza un po'. Questo ritmo Kuntra e Clinico va a problemi, potrebbe essere lì. Sì, controlliamo, perché io ho paura che Clinico ne abbia preso un'altra. 4 secondi. Adesso deve recuperare soltanto 2. Anche Kuntra potrebbe tentare l'assalto a una quarta posizione, che per lui non sarebbe niente male dopo aver chiuso in quinta, se non erro gara 1. Quarto e un quinto posto che tutto sommato fanno punti, lui è attualmente terzo in campionato e male non fa. Io chiederei al mio collega in regia di, dopo l'uscita di questo splendido settore del Kuntra, io vorrei fare un bel giro sperando che CTR decida di regalarmi un bellissimo giro on board pulito con il tuo commento live curva per curva, tu che conosci bene questo circuito. Perfetto. Allora, on board, sta arrivando all'ultima curva. On board, lo voglio sentire on board, un giro completo, perché so che questa è una pista che ti piace molto. Attiviamo tutto, vai. Tutto giù fino in curva 1. Staccata semi difficile, bisogna cercare di andare a tagliare subito e sfruttare tutto il cordone d'uscita. La battuta è in terza, alcuni la fanno anche in seconda. E qui tutto dritto fino alla prossima curva. Curvone a destra molto veloce da fare in terza barra quarta marcia, terza principalmente. Ecco la terza, sfrutta tutta l'uscita, tutto il cordolo per prendere velocità. Curva 3 da fare in pieno, lascia leggermente. Curva 4, seconda marcia su per questo rampino. Curva 5 leggera a destra. Curva 6 che va fatta tutta in pieno. E adesso tutto il settore veloce della pista. Tutto di quarta marcia fino all'arrivo della discesa, dove si mette un attimo la quinta. E qui inizia il difficile. Terza, tutto giù, senza forzare, seconda. Si va vicino al muretto, terza. E giù al rampino che porta sul rettilineo di seconda marcia. Va a fare il pelo al muro. E adesso tutto in pieno, fino giù, fino a circa 240 km orari. Ha sfruttato molto bene l'uscita dall'ultima curva, sfruttando proprio il centimetro vicino al muretto. Vuol dire che se la sente molto bene la macchina. Staccata difficile di terza e si fa scivolare fino all'uscita, giù fino in quinta marcia, ultima curva, quarta, terza, e prende tutta l'uscita. Bellissimo giro di CTR, è riuscito a regalarci un giro molto pulito, un 17-0 che però ci ha fatto gustare tutta la pista, con anche la tua spiegazione, quindi un po' i segreti, visto che questa è una pista sulla quale io lo so tu vai veramente veramente forte, quindi bravo tu, bravo lui e bravi tutti, perché veramente bravi tutti. E volevo sottolineare un errore, Kuntra ha commesso un errore, quindi ha perso la possibilità, si è allontanato tanto, sicuramente ha sbagliato. Adesso sono 8-9 secondi che lo separano da Clinico, quindi Clinico dovrebbe aver blindato la quarta posizione, salvo esplosioni di console credo che il risultato sia scritto. CTR si permette anche di dare un bacino al muro, perché intanto è l'ultimo giro,
7 secondi e mezzo da amministrare su Samp in seconda posizione, che porta a casa punti pesanti per il campionato insieme ad Emanuele Mattia, compagno di team, che porta anche gli punti pesantissimi alla classifica team. Di fatto l'hanno praticamente forse ammazzata con questa gara, perché mancandone ancora due, credo, se non sbaglio, e quindi danno un colpo importante. Emanuele Mattia ha guidato veramente molto bene, precisissimo. Clinico in quarta posizione, Kuntra quinto, sembra un show di lingua ma è così, Fustacchione sesto, settimo Dapp e ottavo Crisotto, molto staccato, probabilmente ha fatto 18 pit stop, credo. 2 minuti e 5, sì, andiamo, avrà fatto errori e sicuramente avrà fatto almeno 2 pit. Io direi di andare a godersi il taglio del traguardo di CTR, che ormai sta già festeggiando, credo, dentro la macchina. Ah, sì. CTR oggi ha dimostrato veramente che non ce n'era per nessuno. Sì, ha fatto 2 manche incredibili. Veloci, intelligenti, soprattutto su una pista difficile e tecnica come questa. Bravo CTR, che porta a casa la vittoria anche in manche 2. Doppietta per lui quest'oggi a Bathurst. L'Australia gli sorride, sta arrivando in terza posizione Samp, addirittura ha doppiato Crisotto. Samp che taglia secondo. Samp ha doppiato Crisotto. E Samp terza posizione, terzo, al contentissimo. Primo podio di campionato. Primo podio di campionato e primo podio fit. Primo podio fit, esatto. Taglia in quarta posizione Clinico, che sarà sicuramente rammaricato dall'errore, sì, commesso, ma ha sprecato davvero tanto. E va a chiudere in quinta posizione il Kuntra, che tutto sommato gli può anche stare bene. Anche Fustacchione con un po' di limiti al sesto posto. Sì, anche sapendo, noi sappiamo che aveva un po' di limiti con la pedaliera, aveva qualche problemino qua e là, sì, è riuscito comunque a portare a casa problema. Ha portato a casa un quarto posto in manche 1 e un sesto posto in manche 2, che tutto sommato ci possono stare. Per la scuderia Procione qualche punticino, visto che tu sei fortunato. Esatto, almeno qualcuno ci porta dei punti. E adesso Dapp, ultimo ad arrivare, visto che Chris credo gli abbia già dato il traguardo passato, infatti. Esatto, e quindi finisce così, tanti disconnessi, tanti errori, ma la classifica dice che CTR ha portato a casa anche questa manche. Samp in seconda posizione, Emanuele Mattia terzo, Clinico quarto, autore del giro veloce, comunque, Kuntra in quinta posizione, Fustacchione sesto, settimo Dapp e ottavo Crisotto. Per il momento è tutto, ci ritroveremo a breve in cabina di commento con i protagonisti di queste due splendide manche. A dopo! Rieccoci in cabina di commento con i protagonisti di questa gara, che ha visto CTR trionfare sia in manche 1 che in manche 2, due gare diverse ma interpretate in maniera spettacolare a mio avviso dal pilota Fit, che è riuscito a vincere la prima gara grazie alla griglia invertita, partendo secondo ha fatto sua la prima posizione, l'ha mantenuta fino al traguardo, mentre in gara 2 è riuscito ad ingaggiare una bella lotta con Samp fino a superarlo e poi è riuscito ad andarsene facendo il suo ritmo ed è stato molto intelligente aspettando il momento giusto per il sorpasso. Ma su questa lotta abbiamo qui Samp, vediamo che cosa ci dici, raccontaci le tue gare dopo quella splendida pole. Dopo in manche 2 hai sofferto un po'. Bello. Penso che potrebbe passare. Potremmo passare, allora adesso lo dico io, passiamo ad Emanuele Mattia, pilota nuovo, è il suo primo podio su Fit in assoluto, è il primo podio anche in questo campionato, ha fatto due splendide manche, lo abbiamo inquadrato molto, girava su tempi veramente interessanti, ha guidato molto bene e addirittura al terzo posto in manche 2. Emanuele, dici.
l'abbiamo seguita attentamente la bagarre con Clinico perché è stata anche questa è stata un punto focale di Manche 2, perché Clinico, che ho voluto invitare in party anche se non ha fatto né podio né in gara 1 né in gara 2, ma è riuscito a fare qualcosa secondo me comunque di molto bello, perché con l'errore commesso in Manche 2 ha toccato leggermente l'erba, ha perso la vettura, non so come, ora ce lo dirà lui, non so come sia riuscito a non schiantarsi perché la velocità era veramente alta, quindi è riuscito a rimettersi in pista fino a provare a ringaggiare un duello addirittura per il podio, quindi una gran rimonta. Raccontaci un attimo, Daniele. Ah sì? Perfetto, ho perso un passaggio allora, colpa mia. Scusami, Daniele. Infatti sei stato autore anche del giro veloce in 15,4, l'hai fatto tu. Sì, hai fatto una cosa incredibile, perché si è visto proprio dalla diretta una velocità spropositata, hai preso quella, cioè quell'erba, hai fatto un miracolo. Beh, comunque hai portato a casa un secondo posto in Manche 1 che fa punti, un quarto posto in Manche 2 dopo una bellissima rimonta a causa dell'errore che avevi commesso in precedenza, quindi puoi anche ritenerti soddisfatto. So che lascia l'amaro in bocca quando hai il passo, però purtroppo sono le gare. Ora io vorrei fare una cosa leggermente diversa. Vorrei chiedere a Kuntra, che è giovane come me, di parlare con Snake Sniper e chiedere a Snake, che è anziano dentro, di intervistare Shump, che è un altro molto anziano. Allora io direi che il buon Snake, che stasera ha debuttato in cabina di commento, non so se ha fatto il regista, penso, no? Ha sostituito Cree, che aveva un impegno di lavoro, ecco, e credo che potresti intervistare Sam, che ha fatto comunque due belle gare, forse la prima non tanto, ma la seconda se l'è giocata la grande con CTR. Allora, Samp, dici tutto, Sì, eccomi. raccontaci com'è stato, come hai vissuto i primi giri e soprattutto cosa è successo dopo, perché ti abbiamo visto che hai perso parecchio ritmo. Sì, allora, vabbè, partendo da gara 1, purtroppo sono stato innescato in un contatto, tamponato contra e ho fatto 12 di danno davanti, la macchina non andava più ed era incontrollabile, poi ho fatto un altro errore, ho distrutto tutto. Quindi gara da dimenticare. Mentre in gara 2, intanto ho fatto la pole di pochi millesimi su Clinico, e sinceramente non me l'aspettavo perché durante le prove non avevo mai fatto quel tempo, ma parto bene, però al primo giro faccio un errore, Clinico mi passa e diciamo che la descrizione dell'errore poi che ha fatto Clinico l'ha già fatta Daniele. Io lì Certo. poi ho mollato lì all'esterno e poi purtroppo lui è allargato un po' troppo.
ed è finito sull'erba. E CTR poi è riuscito a starmi incollato. Io non sentivo la macchina benissimo, sinceramente, non, soprattutto nell'ultimo settore, nella prima curva, mi trovavo spesso di traverso e non mi pareva il caso di rischiare, così dopo un po' di rotta ho preferito lasciarlo andare, sperando magari in qualche suo errore successivo, però è stato molto bravo ed è riuscito a vincere. Poi diciamo che il fatto di avere il mio diretto concorrente per il campionato qua in cabina di commento mi ha fatto spingere al massimo per tutta la gara. Bene, 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 bene. Ma poi ti abbiamo visto che tu hai sfiorato i muri un po' di volte. Hai avuto anche Sì. danni? No, no, danni no, cioè uno davanti, ma non mi ha dato problemi. Cioè, Ok, nulla di grave. ho provato i primi giri a tenere il passo di CTR, ma mi sono preso qualche imbarcata e non mi pareva il caso di rischiare. Certo. Perfetto, grazie mille Samp. Allora, io direi, sì, direi Sì, che è vai. arrivato il momento di chiudere. Abbiamo il patriarca anche qui in cabina, quindi aggiornaci sui prossimi appuntamenti. Incontra, chiudi con un tuo pensiero sulla gara di oggi. Allora, la prossima gara sarà Sonoma, quindi siamo con questa di stasera e praticamente giriamo la boa di metà campionato. Ricordiamo che abbiamo slittato la scorsa gara perché era Pasquetta, verrà recuperata praticamente in coda tutte le altre gare e quindi da questa sera abbiamo giocato metà campionato. Sicuramente Samp anche causa la fermata involontaria di Snag di stasera, qualcosina ci guadagna in campionato, però ricordiamoci che con gli scarti Snag tutto sommato questa serata verrà tamponata dalla possibilità di scartare uno degli altri risultati. Una cosa che ci tengo a dire stasera è molto importante è che eravamo molto preoccupati perché questa è una pista molto tecnica, difficile, la salita e la discesa proprio della pista è molto complicata ed eravamo preoccupati dal fatto che soprattutto nella parte in discesa se qualcuno, se qualche ragazzo avesse perso l'auto e avesse sbattuto ci sarebbe stata un'ecatombe di piloti e invece praticamente credo che al di là di qualche contatto così veniale contro i muretti non c'è stato nessuno che si sia girato in maniera pesante creando quel tappo che tutti noi pensavamo potesse anche accadere e invece è andata bene, vuol dire che i ragazzi si sono preparati bene in settimana, hanno imparato la routine del giro in maniera ottimale, ognuno sul proprio ritmo, ma non ci sono stati quegli errori che ci si poteva aspettare. Sì, parecchi piccoli contatti che hanno in parte rovinato gli alettoni o le sospensioni delle auto perdendo un po' di performance, però il contatto complicato nella pancia del gruppo, magari i primi giri, non c'è stato. Per cui credo che sia stato un bel test, un bel esame di maturità per molti dei nostri ragazzi, per cui chiudo semplicemente, visto che sono anch'io, ho fatto due quinti posti, quindi temo in questo momento rischio di essere io secondo il campionato, che sarebbe clamoroso, ma non importa, perché tanto non è mia competenza quella di stare lì, però posso garantire a tutti quelli che ci seguono che era una gara veramente molto difficile, perché quando si era in scia a qualcun altro la macchina prendeva molta più velocità, quindi la staccata in fondo al rettilineo dovevi calibrarla prima, ad esempio Primitop quando abbiamo superato in gara 2, poi nella staccata successiva è andato lungo perché ovviamente arrivi a una velocità molto maggiore. Per cui mi fermo qua, ringrazio tantissimo Fek e Snake per la disponibilità e la cortesia a commentare questa gara. Sono convinto che come sempre avranno fatto un ottimo lavoro. Snake è al debutto, ne sentiremo con calma in questi giorni come se l'è cavata, ma sono convinto che è andato tutto bene. Quindi un ringraziamento a voi ragazzi e lascio a te chiudere effetto. Confermo, è andato molto bene Snake per essere la sua prima volta da regista, è stato abbastanza bravo, non ha saltato niente, ci siamo goduti la gara insieme a voi,
A sprazzi volevamo entrare in pista anche, addirittura perché eravamo talmente immersi nella vostra guida che volevamo scendere in pista, stavamo attaccando i volanti anche noi. Confermo. Comunque, se volete vedere ancora delle gare del Porsche Cayman Cup, l'appuntamento è per settimana prossima, la sezione ruote coperte di FIT non si ferma, Project Cars 2, Porsche Cayman Cup 2019, prossimo appuntamento lunedì prossimo, Sonoma. Ciao a tutti e grazie per averci seguito.